Ciao a tutti amici, benvenuti nel canale, dalla mia cucina, anzi dalla nostra cucina. Sami Sami è di là a preparare la piccola Sofia, che oggi dobbiamo fare dei giri, delle piccole commissioni. E intanto è arrivato un bustina di Amazon, che io già so che cos'è, ve la voglio far vedere. Praticamente sono delle tendine che servono a protezione della luce nella macchina per Sofia, per la mia piccola baby. Perché ho visto che il sole, abbiamo visto che Sami Sami, che il sole gli dà particolarmente fastidio e quindi fa così, si copre e si lamenta e cose. Siccome che noi abbiamo la Micra e la Micra è molto, diciamo, ti espone molto alla luce solare, perché ha dei vetri molto alti, molto ampia, e quindi per ovviare a questo problema abbiamo preso queste tendine, diciamo. E poi tendine non sono, che sono tipo delle calze. Delle calzette che si mettono sugli sportelli, eccole qua. Allora, oscuranti, vedete? Le faccio vedere. Praticamente questo qui è un elastico, è elasticizzato e ci dovrebbe entrare dentro, diciamo, lo sportello, di modo che rimanga teso e oscurante. Vabbè, dopo tanto lo facciamo vedere, penso, montato, vediamo un po'. A dopo. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale anche da me. Siamo già in macchina che vado a farmi la seconda lampada. Ho lasciato un giorno di riposo e niente, raga, vado a fare la seconda. Vediamo se oggi fa la differenza perché diciamo mi sono leggermente colorata, ma non più di tanto, ecco, perché 8 minuti comunque sono pochi, però va bene così perché sono veramente bianca, già siamo arrivati, praticamente ce l'abbiamo sotto casa. E niente, adesso abbandono Giordano con Sofia, vado 8 minuti e riesco. Loro intanto si faranno un giro con la Sì, macchina. oggi c'è tutta la Sì, macchinina. oh, so, qui si sta all'ombra. Vabbè, raga, a dopo. E invece non vado da nessuna parte perché ci siamo appena passati ed è chiuso. Cosa stranissima che sia chiuso oggi. Vabbè, pazienza, ci ripasseremo più tardi, magari apre più tardi. Non mi sono informata sui giorni e gli orari, devo essere sincera, però davo per scontato che oggi fosse aperto. Fa niente, proseguiamo con i nostri giri che dobbiamo fare. Giordano ha appena montato gli oscuranti dietro per Sofia. Sembrano molto validi in confronto a tutti gli altri che abbiamo utilizzato perché è proprio una calzetta, cioè lo sportello proprio lo ricopre tutto quanto, anche di fuori. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua, che è lei giustamente si toglie le Aspetta, che scarpine. mi faccio a rotatoria e si vede pure che mi arriva il sole, E guarda. beh, è anche di qua la stessa cosa. Vediamo ora il sole. Giordano ci tiene. Arriva. Beh, con lo sto spicchietto, Vedete? Non ci va nessun tipo di sole diretto fastidioso per Sofia. E vai! Ah, finalmente! Dopo un anno! Sì! Sì, ci apri. E finalmente, regà, finalmente, dopo un anno siamo riusciti a trovare qualcosa che coprisse da questo sole, perché vi giuro, Sofia ci va al manicomio, ci va proprio al manicomio. Comincia a piangere, inarca la schiena, si strofina gli occhi, si mette le manine davanti, mi faceva una tenerezza che non potete nemmeno immaginare. Non gli va più il sole in faccia. Ottimo acquisto preso su Amazon e devo dire che ne abbiamo provati tantissimi. Quelli lì con i disegnini che vanno appiccicati con le ventose non fanno nulla. Perché? Perché non coprono tutto il finestrino, Troppo piccoli. praticamente lasciano metà finestrino scoperto e proprio da lì, raga, il sole sembra fatto apposta, gli entrava. Ma questo c'è pure un'altra chicchetta, che si può abbassare il vetro, non succede niente. Ah, certo, si può abbassare il vetro anche. Invece con quelli lì fatti apposta per i bambini, con i disegnini, mo non mi sto. Non si può abbassare Non niente. si possono nemmeno abbassare perché li devi togliere. Ottimo acquisto, mo, sono contenta. E un altro acquisto, Economici. favoloso che già abbiamo provato e posso dire eccellente, è questo qua. Tutto questo ci è arrivato oggi. Eccola qui, la borraccia presa sempre su Amazon, fatta in questa maniera qui, è della Suavinex. Suavinex? La Suavinex, vabbè. Faccio prima a farvi vedere la marca, eccola qua, questa qui.
è famosa come marca, è fatta in questa maniera con tutti questi disegnini, è piccolina e adatta per Sofia, anche da afferrare. Se si gira il tappo c'è la magia, fuoriesce la cannuccia. Cannuccia in silicone, morbidissima, ragazzi, smonta tutto, è antigoccia, cioè non cola. Favolosa, raga, favolosa, consigliata. Se avete il mio stesso problema. Comunque, quanto sono contenta di questi acquisti, poi ne ho fatti altri che ancora nemmeno ho aperto, perché ogni volta andiamo sempre di corsa a fare le cose. E... comunque, tra un pochettino metteremo. Comunque, tra un pochettino metteremo tutti i link in descrizione di queste cose. Sì, se vi possono interessare almeno avete i link diretti, non mi pagano, non mi hanno regalato niente, non mi hanno inviato niente, tutti spesi noi. Però capisco che tante volte, anch'io stessa, quando fanno vedere le cose che acquistano su Amazon, vorrei il link diretto, invece me ne devo andare a cercare, magari non so il nome e trovo a nomi alternativi per cercare proprio quella cosa che hanno fatto vedere. Ma che tante volte cancellano. E infatti questa qui non è che me la sono andata a cercare. È capitato che proprio una mia influencer, diciamo, che seguo, però su Instagram e non su YouTube, la facesse vedere, perché aveva lo stesso problema con la sua bambina e ha detto che aveva risolto con questa, e ho fatto, raga, click, sono andata diretta nel suo link. È utile come cosa? Ditemi se vi può essere utile. Magari a voi adesso di questa non vi può interessare, però magari se trovo un qualche cosa che sarei curiosa, è carino che magari vi posso dare un aiuto in più. E niente, ragazzi, adesso facciamo una mini passeggiata, facciamo 2-3 acquisti, che ci mancano dei pannolini per Sofia, però da mare. Sapone per i piatti, non male me lo ricordi tu. E poi? Venimo sempre. Poi non lo so, poi prenderò. Poi vediamo se troviamo il tricloro qua, fine. Per la piscina. E poi devo trovare, poi prendo qualche profumino per l'ambiente di casa, che sono buoni, così quello prendo qua. E basta, 2-3 cavolate. Già abbiamo preso tutti i detersivi per Sofia, buste, profumino per la macchina. Oh, che carini! Ma non è mai queste boccette, questo durano di più. Questo mi ricordo che era buono, ne ho preso una volta. Pure la fragola. La macchina ci sarebbe proprio da lavarla. Sì. Però vabbè. Perché è come mettersi il deodorante senza lavarsi la ascelle. L'indola. Qui tutta 1 euro. Allora. Ci vuole un attimo, Sofia. Oggi un attimo. Ok, andiamo. Intanto l'hai scosciata. Questo. Andiamo a prendere i pannolini per Sofì, per il bagnetto, eccoli qua. Ed eccoci qua, tutti e tre. Qui c'è una bambina che sicuramente vuole fare il trenino. Il trenino, il girino sul trenino. E papà glielo può fare. Certo. Andiamo. E lei. Che non ci sto cambiando il gettone. Sì. Allora prendiamo 1 euro e eccolo qua. Guarda. Lo hai?
andiamo. Bambola. Che bella. Qui le spalle sta andando. Bellissimo, però. Sta baciata sola, ti avrà fatto tutto lo specchio. L'ape. Come l'ape? Su, mamma, mi chiede sul piatto, fammi vedere. Bellissimo. No, dai, è va bene. Sei bellissima, mo paghi tu. L'ape. Paghi tu. L'ape. Sì. Le sono quelli, sì. Siamo appena saliti a casa. Giordano è andato a fare una commissione, quella che doveva fare l'altro giorno, che poi non ha fatto. Io intanto tiro fuori tutto quello che abbiamo comprato da risparmio casa. Pannolini questi qui per il mare. Domani probabilmente riandiamo al mare. Poi abbiamo preso questo stampo qui per la lavatrice per Sofia baby, questo qui. Mai preso, mai provato, perché prendevamo sempre questo qui, prendevamo sempre questo qui della Chantecler, però ho ripreso l'ammorbidente sempre di questo marchio qui, sempre trovata bene, buono. Poi ho preso un profumino che è stata la prima volta che non ho spruzzato e non ho sentito, che di solito, raga, lo faccio, lo facciamo. Vediamo un attimino, si è rotto. Cos'è? Mi è rimasto in mano, mi è rimasto in mano il pirulino. Vabbè, utilizzerò quello suo quando è finito l'altro profumo. Comunque, buonissimo. Avevo terminato il sapone per i piatti, ho preso questo. Mi sono presa shampoo e balsamo della Garnier, questi qua. Sempre trovata bene anche con questi. Erano anni ormai che non le prendevo più, l'ho voluto riprendere. Questa è la formulazione nuova. Giordano ha preso delle lampadine sicuramente per qui in cucina, poi vabbè, varie riviste per il fondo della gabbia di Aaron. E poi raga, qui viene il bello, qui viene il bello, cioè leggete il primo dentifricio di Sofia, primo dentifricio, buona, come anche il primo spazzolino, bello, vedete, già scartato, ma era incartato. Non so dove sono rimasta perché mi si era spenta la videocamera, non mi vado a ricordare la clip perché la devo staccare da dove è posizionata, non mi va. Comunque, ricapitolando, non so se lo sto ripetendo un'altra volta, ho preso questo dentifricio qui per bambini, il suo primo dentifricio di Sofia, come il primo spazzolino, eccolo qui. Stavo dicendo, se non mi ha cancellato tutto quanto, che l'abbiamo scartato perché era curiosa, io l'ho fatto vedere, carino, anche le piccole ventose qui, carinissimo, per i suoi piccoli quattro denti. Poi abbiamo preso delle varie buste, abbiamo preso anche degli spazzolini nuovi, mie e di Giordano, ma sono carinissimi, questi qua della Mr. Dent, questi qua rosa per me e celestino per Giordano, che ogni tanto bisogna cambiare anche questi. E varie altre bustine. Ah, è un deodorante per me. Poi qui c'è da dire un po' di cose. Praticamente stavo cercando un vestitino per Sofia per questo matrimonio. La volevo vestire comunque carina. Ecco, siamo andati in questo negozietto, c'era un vestitino, regà, veramente un amore. Poi mi sa che Giordano l'ha ripreso, sì, quello che l'avete visto praticamente, rosa. Bellissimo. Però ho paura che anche lì che Sofia mi suda, perché è un tessuto di quelli che ti si appiccicano addosso, non è cotoncino. Vabbè, è strano, era strano e molto voluminoso. Vabbè, niente importava, gliel'avrei comunque preso. Non invento una scusa, non l'ho preso semplicemente per il costo. Ecco, non voglio fare la bruciara, gliel'avrei preso con tutto il cuore. Però come sapete bene, poco tempo fa abbiamo fatto il battesimo, ci abbiamo comprato un vestito, giustamente, la cerimonia per il battesimo di Sofia, e anche lì c'è stato un costo che abbiamo messo una sola volta, e adesso sta nell'armadio e basta, raga, o lo vendo o muore lì nell'armadio, perché non è che lo rimetti. Ecco, quel vestito lì, carino, sì, però sarebbe stato messo soltanto per quell'occasione lì, anche perché adesso l'estate sta finendo, quanto vuoi che io lo sfrutti, e mi rodeva spendere quei soldi là. Tanto, voglio dire, è una bambina che attualmente gattona, strucia per terra, cammina, si butta per terra. Spendere quei soldi lì per quel vestito per una sola serata, perché si tratta di serata, non mi andava. Intanto c'è Sofia che cammina, raga, sta camminando, eh. Dove va? Dove vai? Beccata, eh? Ti abbiamo beccato!
No, raga, io spero di aver ripreso Sofia che camminava perché la videocamera mi si sta spengendo di continuo. Non so se Giordano ha messo un timer che dopo tot si deve spengere, non lo so. Vabbè, comunque Sofia stava camminando. Adesso Sofia cammina, si alza e cammina. Stavo dicendo, ho visto un vestitino carino, raga, da Piazza Italia. Pagato comunque veramente una sciocchezza. Va benissimo per una serata, va benissimo anche per essere messo. Cioè, guardatela. Ciao Sofia, ciao. Sei un amore. Madonna, quanto ti amo. Cioè, adesso ho una bambina che mi cammina dentro casa e io non ce la posso fare. Cioè, non è più che io l'appoggio sul muro. Guardatela. Io l'amo. Le giuro che è tutt'oggi che sta facendo così. Prima praticamente la dovevo appoggiare al muro. Vieni da mamma, vieni da mamma. Cioè, raga, adesso sta fa tutto da sola. Guardate, vai su. Guardatela. Mamma mia, raga, che emozione. Cioè, adesso è autonomo, via, si alza, via, va. Vabbè, stavo dicendo, l'ho preso da Piazza Italia, non ho pagato un cavolo. Tanti vestitini in miniatura per bambini sono sempre un amore. Io non ce la faccio, raga, io la devo riprendere, io non ce la faccio. Guardate quanto è carino. Comunque sia, guardatelo. Io lo devo provare comunque. È celestino, ha questo fiocchettino qua blu. Proprio diciamo che sui colori è proprio come volevo, perché io, ripeto, ho un vestito lungo blu su elettrico però. Giordano ha la camicetta blu con un po' di ghirigori beciolini che riprendono il pantalone. E mi piaceva l'idea che Sofia avesse anche lei un colore del genere addosso. Raga, volete vedere quanto l'ho pagato? Non mi vergogno a farlo vedere perché comunque è carino. Lo metto quella sera. Comunque è più piccolino, più concentrato e glielo posso risfruttare anche in una serata dove magari il giorno andiamo a mangiare la pizza. Guardate quanto l'ho pagato. 7 euro. Cioè, in offerta 7 euro. Cioè, che gli volete dire? Per una serata non mi frega niente. Magari qualcuno di voi ce l'avrebbe anche spesi quei soldi là. Comunque erano una quarantina di euro confronto a questo 7 euro. Cioè, io ho investito 7 euro, Sofia, che non me ne può fregare di meno, regà. Sono cose che metti una sola volta. Preferisco 100.000 volte spendere 50-60 euro per una bella scarpa da ginnastica, perché adesso Sofia cammina. Adesso cammina, ovviamente i sandaletti andranno accantonati e subentrerà la scarpetta da ginnastica. Su quello voglio investire perché comunque ci faccio tutto l'inverno con una bella scarpetta. A me questi vestitini che stiamo adesso a settembre, perché questo matrimonio è a settembre, non me ne può fregare di meno. Ecco, io adesso sto schiattando del calendario. Non è il centro d'attenzione Sofia di quel giorno, mentre il battesimo lo era. Infatti abbiamo comprato un bel vestito e pagato, però purtroppo sta dentro all'armadio. E niente, raga, io metto a posto, preparo la cena di Sofia e basta. Vi ricordate cosa vi avevo detto? Massimo, un mesetto e Sofia cammina. Raga, sta solo camminando e non sta per niente gattonando. Adesso lei si mette in piedi da sola senza avere l'appoggio di mobili, sedie. Pia si alza, cammina. È tutta la serata che sta camminando, raga, camminando. È un amore, troppo carina. Qui ho fatto tutta la cucina e niente, abbiamo pensato di andarci a fare una bella passeggiata, però non prendendo la macchina, ma facendocela proprio a piedi. Proprio mi cambio perché sono con questo vestito qui lungo e poi sotto ho le Converse. Poi sotto ho le Converse. Mi fanno venire le vesciche.
faccia l'avete vista? Dall'ultima volta che ve l'ho fatta vedere che l'appoggiavo sul muro, la facevo venire da me, non è passato tantissimo tempo e prima vi giuro non riuscivo a fare 2-3 passetti che cadeva. Adesso se cade è perché corre, perché lei dice vabbè adesso riesco a tirarmi su, non è che fammi andare piano, no, io corro e cade ovviamente perché l'equilibrio è quello che è, lo sta comunque acquisendo adesso e lei già vuole correre. Comunque è un amore. E niente, stavo dicendo, noi ce la vogliamo fare a piedi, però voglio cambiarmi perché queste scarpe mi stanno dando, mi fanno venire le vesciche se cammino per tanto tempo. Comunque qui avevo preso questi qui, queste la mette qui, queste qua per levare la peluria dal viso, tipo i baffetti, tipo qui le sopracciglia, vabbè ho preso questo. E poi ho preso questi qua, che sarebbe una forchettina con un cucchiaino per sopia, eccolo qui. Ho notato che quello di plastica gli scivola la roba da mangiare, non la riesce ad impizzare bene. E poi abbiamo questa forchettina qua, aspetta, ok. Tutte queste zigiture, mi viene da dire così, sicuramente così la roba si impizza meglio. Carinissime comunque, raga, troppo carini. Vero? E niente raga, io concludo qua questo video, bisogna fare questa passeggiatina e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.